in collaborazione con... Beh, certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose. Azienda agricola Il Cascin. Promozione e valorizzazione prodotti tipici. Vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, Vino Rossese DOP, Vini bianchi e rossi da tavola. Olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda agricola Il Cascin. Telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Marzo Autotrasporti a Milano in via Bartolomeo d'Alviana, ad Imperia in via Caprile. Marzo Autotrasporti, la tua merce in mani sicure. Anche Ineia 2017 va in archivio. Il bilancio dei festeggiamenti di San Giovanni è indubbiamente positivo in termini di pubblico e di novità delle proposte. Le cucine hanno distribuito quasi 5.000 piatti di stoccafisso, superati sole da oltre 6.000 porzioni di patatine. Bene anche il piatto della Valle Arroscia, ospite d'onore di quest'anno, gustato da un migliaio di persone. Il pubblico ha mostrato di apprezzare molto anche le novità. Lo stand di Tallone, operativo a pieno ritmo ogni sera, soprattutto dopo la chiusura delle cucine del comitato, ha distribuito oltre 2.000 porzioni di carne frattal burger, spiedini, tripe fritte e pollo, mentre sono stati quasi 3.000 i visitatori che hanno gustato il dolce di apricale a base di zabaglione e panzarole. È finita quest'anno San Giovanni, è finito, è il momento dei resoconti, il primissimo resoconto, bene, siamo contenti, il tempo ci ha aiutato, tanta gente è venuta e quindi siamo soddisfatti, abbiamo visto tante persone contente di passare qualche ora in benessere, in tranquillità, in serenità con le proprie famiglie, questo è il nostro scopo e ci siamo riusciti, ci sembra che ci siamo riusciti bene. Quindi siamo molto contenti e iniziamo a pensare a quella del prossimo anno. Anche nella serata finale non sono mancate interessanti iniziative che ancora una volta hanno fatto da corollario alla festa del Comitato San Giovanni, che per ben 12 giorni ha portato nel piazzale dei festeggiamenti e nella vicina Calata Cuneo migliaia di persone. Ecco, è uno dei piatti tipici insieme allo stoccafisso. Il baccalà è lo stesso pesce che si utilizza per fare lo stoccafisso, solo che viene conservato sotto sale e tipicamente si fanno i cosiddetti fricheux, che si dissala il baccalà, lo si spezzetta, si mette in pastella e si frigge. Di solito è molto appetitoso. Noi possiamo solo dire, come San Giovanni, che dal produttore o quantomeno da chi lavora il baccalà e lo stoccafisso direttamente nella nostra cucina e direttamente ce ne mangiamo uno. Quest'anno abbiamo avuto nuovamente l'opportunità, perché a dire la verità siamo stati addirittura invitati dal Comitato San Giovanni, a cui darei subito un ringraziamento per l'opportunità che ci ha dato ancora una volta per poter mettere in evidenza i nostri scopi di natura micologica, quello di far conoscere la micologia e quindi soprattutto ciò che riguarda i funghi non commestibili. Quest'anno la mostra era per noi un po' in pericolo perché la nascita non era granché, infatti sono nate poche specie per via delle avversità climatiche e quindi noi ci siamo però premunite, non volevamo assolutamente perdere l'occasione che ci era stata fornita, ci siamo premunite per mettere in evidenza non solo i pochi funghi che siamo riusciti a trovare, ma mettere ripeto in evidenza i funghi liofilizzati, cioè sono quei funghi che sono in possesso della nostra
più grande associazione micologica italiana, che è quella di Ceva, la quale ci ha forniti dei funghi liofilizzati, ovvero quelli che sono disidratati praticamente, sono funghi veri ma senza acqua, che comunque hanno la loro bellezza e sembrano quasi veri. Sì. Se lei si fa un giro per lo stand potrà osservarle sicuramente. Ringrazio nuovamente il Comitato San Giovanni e tutti quelli che ci hanno permesso di poter fare una mostra che, devo dire la verità, è stata anche molto molto apprezzata e visitata, soprattutto ieri quando abbiamo dato anche un'opportunità, diciamo, coerente a quella che è la nostra associazione, cioè quella di fare un assaggio di tartine di funghi, perché ci siamo appoggiati a un ristorante che è La Farina del Mio Sacco, che ci ha dato l'opportunità di fornire, di regalare un assaggio a base di funghi. Quindi ieri abbiamo avuto un afflusso veramente notevole e quindi ritengo che la mostra sia stata veramente una mostra gradita, fatta bene e quindi visitata da parecchi. Comitato San Giovanni, dopo qualche giorno di riposo, inizierà il lavoro per organizzazione della festa del prossimo anno, senza dimenticare che nel frattempo saranno ancora numerose le iniziative del Comitato Onegliese che verranno organizzate come sempre anche nel periodo invernale, per la gioia di grandi e piccoli e con il denominatore comune della solidarietà. In collaborazione con... Certo, il caffè va incluso. E i biscotti, anche. E il latte, ci mancherebbe. E la farina, le uova. Ma non ce li vogliamo mettere? Per me, o meglio per noi di Conad, prodotti così indispensabili devono avere prezzi bassi e fissi. Lo sconto di qualche giorno diventa convenienza permanente. Belli i miei bassi e fissi. Conad, persone oltre le cose. Azienda agricola Il Cascin. Promozione e valorizzazione prodotti tipici. Vini bianchi DOP, Vermentino, Pigato, Vino Rossese DOP, Vini bianchi e rossi da tavola. Olio extravergine di olive taggiasche, olive taggiasche in salamoia. Azienda agricola Il Cascin. Telefono 0183 65 26 64 75 30 83.
Marzo Autotrasporti a Milano in via Bartolomeo d'Alviana, ad Imperia in via Caprile. Marzo Autotrasporti, la tua merce in mani sicure.